Il caro Energia non spegnerà le luci d'artista nella città di Salerno. Siamo conosciuti in Italia per la celebrità dell'evento e paradossalmente non si possono rendere vani gli sforzi fatti negli anni che hanno permesso al comune capoluogo un importante sviluppo turistico. Lo ha detto questa mattina il sindaco di Salerno, Vincenzo Napoli, annunciando modalità diverse per l'evento. Partiranno a dicembre per il caro bollette e sarà ridotto il tempo di accensione delle luci. Le luminarie natalizie non verranno accesi a novembre ma a dicembre, slittamento dettato anche dall'affidamento delle installazioni dopo le gare andate deserte. Saranno accese in linea di massima fino ai primi giorni di gennaio, coprendo l'intero periodo natalizio, con timer a spegnimento a mezzanotte e non più alle 3 del mattino, fatti salvi i giorni di festa. Luci d'artista ormai sono una nostra altra iniziativa identitaria, ormai siamo conosciuti in Italia come la città delle luci d'artista e anche quest'anno abbiamo voluto celebrarle con delle modalità diverse, ma abbiamo voluto celebrarle. C'è chi dice ci sono problemi di risparmio energetico, eccetera, però noi abbiamo fatto un bilancio in termini di costi ricavi, credo che la spesa dell'energia elettrica, tra l'altro ci verrà in qualche modo sostenuta, a fronte del fatturato che si ricava dall'iniziativa delle luci d'artista sia chiaramente fortemente a vantaggio del fatturato e quindi delle attività commerciali, turistiche, alberghiere e quant'altro. Quindi anche quest'anno abbiamo voluto dare questa speranza di futuro alla città con questa azione simbolica e pratica che sono luci d'artista. Partono in ritardo, relativamente in ritardo, per due ordini di motivi. Uno perché tentiamo di farle in un modo più stretto e significativo, dall'altro perché ci sono state delle vicissitudini che voi conoscete per quanto riguarda le gare d'appalto. Abbiamo avuto una gara deserta e abbiamo dovuto rifare tutto. Francamente non credo che l'aumento della tassa di soggiorno possa pesare in un modo significativo sulle scelte dei turisti e dei visitatori nella nostra città. Mi sentirei di escluderlo, francamente. E quindi voglio dire, questo delta tra l'inizio di luci d'artista e l'inizio della tassa di soggiorno, credo, con tutto il rispetto, per l'amor di Dio, qua vivono tempi di crisi spaventosi, gli esercizi commerciali, alberghieri e quant'altro. Con tutto il rispetto credo che si possa ritenere compatibile tutto questo e andare avanti sperando che ci sia una risposta economico-finanziaria adeguata agli sforzi che fa la Regione Campania, al quale va il nostro ringraziamento, e il Comune di Salerno.